bel clima, grande clima, ce n'era bisogno, penso sia un buon inizio. Sì, abbiamo voglia di ripartire, di rigenerarsi come chiesa diocesana, e questo cammino ci voleva, questo sinodo, tutti ci mettiamo la buona volontà, ci mettiamo a disposizione, e soprattutto abbiamo capito che essere compagni non vuol dire solo condividere, ma vedere con gli occhi di Gesù chi incontriamo, chi Gesù ci mette sulla strada. Quindi è stato utile e molto, molto fraterno come clima e anche come contenuto, nel senso che siamo riusciti a comunicarci, ecco, comunicarci nel senso che non è stato solo un confronto, ma veramente mettere in campo quello che di noi stessi, delle nostre esperienze, della nostra vita di fede serve per essere ancora Chiesa. Ma un bellissimo confronto, intanto ci conosciamo e non succede spesso, e poi un momento di riflessione. Noi eravamo il gruppo dell'ascolto, abbiamo fatto anche delle proposte, avremmo voluto che fosse un'occasione dove tra consacrati e laici ci fosse un pochino più di contatto. Il nostro gruppo non aveva consacrati, questo ci dispiace, però insomma ci saranno altre occasioni. Sono uscite tante cose interessanti, il desiderio di maggior partecipazione, il desiderio di essere anche protagonisti, non con per superbia tra virgolette, insomma, protagonisti anche della celebrazione. La gente è entusiasta, penso che funzioni, qualcosa di buono riusciremo a tirare fuori da Bene. Questa iniziativa. Ci siamo trovati insieme, abbiamo cercato di dare una svolta, se possibile, a questa chiesa, perché così com'è non va. Dobbiamo cambiare noi per cambiare la chiesa, come diceva il cardinale. Sì. Se cambiamo noi possiamo ottenere qualche risultato. Se non si cambia noi, la chiesa rimane lì. Sono solo alcune delle impressioni appena terminata l'esperienza dei tavoli di lavoro che ha caratterizzato la seconda serata del convegno pastorale diocesano dello scorso 30 settembre. Dopo l'intervento del cardinale Matteo Zuppi, i partecipanti si sono ritrovati presso i locali della parrocchia di Maria Santissima Mediatrice ad Avenza per compiere un passo ulteriore. Per aiutare infatti a far emergere le esperienze e contribuire in maniera più ricca alla consultazione, si sono svolti tavoli di lavoro, concentrati su 8 nuclei tematici che articolano diverse sfaccettature della sinodalità vissuta e sono stati coordinati da alcuni facilitatori. Dopo l'introduzione della serata da parte del vicario per la pastorale Don Maurizio Iandolo e le indicazioni organizzative di Don Samuele Agnasini, si è aperto lo spazio di tavoli di lavoro che ha tenuto impegnati partecipanti, sacerdoti e laici in ben 24 gruppi. Intenso e articolato è stato questo momento di scambio, ascolto, confronto, per iniziare un percorso in vista dell'obiettivo che è quello di annunciare il Vangelo in un tempo di rigenerazione. Terminato il convegno pastorale, infatti, adesso inizia il cammino sinodale, che sarà aperto ufficialmente il prossimo 17 ottobre in cattedrale con una solenne celebrazione eucaristica. Le sintesi dei tavoli di lavoro provenienti dai gruppi verranno raccolte dai facilitatori e successivamente presentate alla Commissione Tecnica Sinodale, organismo che già è stato convocato e che dovrà individuare i criteri per proseguire il cammino sinodale per la diocesi di Massa Carrara-Pontremoli.